Il nono principio ci dice che bisogna prima testare le alternative e poi investire in maniera massiva sull'alternativa che funziona meglio. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni progetto imprenditoriale, ogni nuova iniziativa imprenditoriale deve essere scomposta nelle sue componenti di base per testarne il funzionamento su piccola scala prima di andare all-in e spendere tutti i soldi su quello che funziona meglio. Questo invece è una cosa che tipicamente gli imprenditori non fanno mai, perché solitamente cosa succede? Che si punta tutto su una decisione che si pensa essere quella corretta, su un progetto che si pensa essere quello che svolterà le sorti dell'azienda e poi ci si rende conto a posteriori che non funziona, oppure si scopre che quell'investimento non era necessario e magari si archivia in un angolo del capannone, oppure si resta senza soldi per completarlo, che è quello che capita ad esempio con i nuovi progetti di espansione commerciale. Cosa dice questa regola? Che bisogna suddividere ogni progetto negli elementi che lo compongono e determinano il successo, quindi individuare i driver di successo per valutare gli effetti dei vari test che si fanno e scegliere quindi la soluzione migliore. Detto questo, io ti rimando al prossimo video. Nel frattempo, se ti interessa approfondire uno di questi principi o ti interessa capire come, dal punto di vista pratico, questi principi sono stati applicati a casi reali di PMI, puoi acquistare il libro Aziende che si finanziano da sole, che è il libro nel quale ho affrontato questi argomenti attraverso storie di clienti ai quali sono stati applicati i principi dell'autofinanziamento o per migliorare le performance aziendali o per gestire problematiche di natura finanziaria. Un libro all'interno del quale quindi troverai una serie di esempi pratici tratti dai progetti che abbiamo realizzato nel corso degli anni. Aziende che si finanziano da sole è un libro nel quale si parla di finanza, ma si parla di finanza nella lingua degli imprenditori, si parla di aziende più che altro e di azioni che è necessario fare per creare un'azienda in grado di crescere e di prosperare senza il bisogno di risorse esterne, ma solo sulla base dei propri flussi di cassa. È un libro nel quale si parla di come applicare queste procedure, questi principi anche ad aziende che attraversano momenti difficili, quelli che tanti imprenditori stanno attraversando in questo momento. In alternativa, puoi guardare uno dei video dedicati a questi principi che trovi proprio sul canale YouTube al quale ti consiglio di iscriverti e che ti verranno inviati anche via newsletter se ti iscrivi a questo indirizzo.